Ah, ciao a tutti, e sarò super veloce. Ho pensato tutto il giorno a cosa avrei dovuto dire adesso e alla fine credo di dover parlare con un concetto che mio zio Ambrogio mi diceva in continuazione. La cosa che secondo me a lui preoccupava di più nella pena, nel carcere, non era in sé il carcere, ma era il silenzio che si sarebbe potuto creare intorno a lui. È sempre stata una persona che sia nella famiglia che nel lavoro, che in qualsiasi cosa, aveva sempre questa paura del silenzio e faceva di tutto per contrastarlo, per riempire il tutto di parole e di concetti, comunicazione. E credo che questa paura da oggi non ci sia più, perché io dalle 10 che ascolto solo persone che dicono che è innocente, che dicono che lo conosco e non credo che qualcuno abbia veramente il bisogno di dirlo, e quindi se una persona arriva a dirlo, vuol dire che lui ha seminato bene e che questa sua grande paura è stata sconfitta oggi, ed è questa la dimostrazione.